Mentre parliamo della comunicazione obbligatoria per il lavoro autonomo occasionale, quindi parliamo delle ritenute d'acconto al 20%. A partire dal 1º maggio noi avevamo inviato appunto una comunicazione, una newsletter, è obbligatoria la nuova procedura di comunicazione online per il lavoro autonomo occasionale, quindi le ritenute d'acconto del 20%. Sono escluse le prestazioni di natura puramente intellettuale. E quindi natura puramente intellettuale, parliamo di correttori di bozze, ad esempio, oppure docenti, redattori di articoli, questi sono esclusi. La nuova procedura dal 1º di maggio ha sostituito completamente la vecchia, che era praticamente consisteva nell'invio di una PECA all'Ispettorato del Lavoro, quindi è stata completamente sostituita. Adesso bisogna fare questa comunicazione online. E se non viene fatta questa comunicazione online, c'è una sanzione che può arrivare fino a 2.500 euro. Viene fatta dal sito di Click Lavoro e sono obbligati a fare questa comunicazione tutti gli imprenditori e le società, quindi tutti quelli che si trovano in queste due categorie. Quindi è stato chiarito che non sono obbligati a fare questa comunicazione anche se hanno dei lavoratori che fanno prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Non sono obbligati appunto i datori di lavoro che non rientrano nello status di imprenditore o società, quindi associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore, quindi ONLUS, associazioni, piuttosto che datori di lavoro domestico. Attenzione che per le ONLUS, associazioni, eccetera, è stato chiarito che solo se non svolgono attività commerciale, quindi se io ad esempio ho l'associazione che fa attività culturale, poi ho il chioschetto col baretto dove faccio attività commerciale perché faccio ad esempio ristorazione, in quel caso per quella parte lì sono obbligata a farla questa comunicazione obbligatoria se insomma, per quella parte utilizzo lavoratori autonomi occasionali. In ultimo, ho dettagliato il processo, quindi le informazioni necessarie per fare questa comunicazione. Quindi, nel primo step vengono indicati i dati del committente o insomma, vengono già caricati in parte in automatico, dovete verificarli. Poi i dati del lavoratore autonomo, quindi bisogna caricare anche gli estremi del documento di identità, domicilio, codice fiscale, i dati relativi al rapporto di lavoro, quindi quanto dura la prestazione, la descrizione dell'attività, il compenso stimato, che anche se non è preciso non importa, deve essere una stima, la sede di lavoro che deve essere caricata se non c'è. E in ultimo poi ci sono i dati di invio, si invia e si ha il protocollo. E attenzione perché è uscito da pochi giorni, è stato convertito in legge giusto ieri, una nuova comunicazione per il lavoro intermediato da piattaforma digitale. Quindi, nel caso di lavoratore intermediato da piattaforma digitale, quindi stiamo parlando di tutte quelle prestazioni che sono eseguite con degli applicativi che condizionano le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto. Quindi, anche se sono per dirci dei lavoratori autonomi occasionali sostanzialmente pagati con la ritenuta d'acconto del 20%, se ci troviamo in questi casi in cui ci sono dei dispositivi che comunque condizionano la modalità di esecuzione del lavoro, quindi parliamo dei riders, parliamo dei taxisti, parliamo ad esempio servizi idraulici, ma anche ad esempio i lavoratori che lavoratori digitali, no? Che lavorano il cui lavoro è comunque organizzato da piattaforme digitali. In quel caso siamo obbligati a fare questa nuova comunicazione da ogni piattaforma, sempre attraverso il sito di Click Lavoro. Allora, anche qua ci permettiamo di dire che potevano creare un'unica comunicazione per tutti, invece comunque ci hanno comunque complicato molto la vita perché ci sono tante piattaforme, insomma, in ogni caso, in questi casi specifici. Quindi adesso parliamo, non lo so, di qualcuno che fa una progettazione grafica, se la fa attraverso una piattaforma digitale,
In questo caso io dovrei comunicare, dovrei fare questa comunicazione anche se Natura è una prestazione puramente intellettuale. Quindi questa è la discriminante, cioè io devo farmi la domanda quando faccio una prestazione occasionale, se c'è una piattaforma digitale nel mezzo che condiziona le modalità di esecuzione, sono comunque obbligata a fare questa comunicazione.